Un corso pratico interattivo rivolto ai pazienti insulinodipendenti e alle loro famiglie per migliorare l'autogestione del diabete. Anche quest'anno, per la quinta volta, si è svolta l'edizione autunnale del MID Mastering Your Diabetes, organizzata dall'Associazione Insieme per il Diabete all'Ospedale Vincenzo Cervello di Palermo e basata sull'esperienza del Diabetes Research Institute di Miami. In particolare, il corso si è concentrato sull'analisi dei profili glicemici e sul metodo della conta dei carboidrati, con l'obiettivo di ridurre il rischio di complicanze legate a questa malattia cronica. Una 4 giorni in cui i pazienti a contatto con esperti diabetologi hanno potuto seguire diverse lezioni svolgendo anche esercitazioni I pratiche. soggetti che sono affetti da tipo 1 per lo più sono ragazzi giovani, di solito al di sotto dei 30 anni, e proprio perché si tratta di una patologia cronica devono imparare a vivere senza limitazioni. Per cui questo corso ha proprio, diciamo, lo scopo, l'obiettivo di insegnare loro che cos'è la loro patologia, che cos'è il diabete, come si devono comportare, ma non soltanto a tavola, in generale nei confronti dell'attività fisica, dell'attività sportiva, della vita di coppia. Focalizziamo molto l'attenzione su quella che è la terapia insulinica legata al cosiddetto conteggio dei carboidrati, nel senso che insegniamo ai pazienti a gestire la terapia insulinica in base a quello che mangiano. Cioè, non è che io faccio l'insulina e poi mangio quello che voglio, assolutamente. Qualunque soggetto deve fare una vita regolare, un'alimentazione regolare per mantenersi in forma, per prevenire altre patologie, soprattutto quelle cardiovascolari, ma anche quelle nefropatiche, quelle neuropatiche, la retinopatia. Questo corso ha anche lo scopo di evitare le numerose ospedalizzazioni a cui possono andare incontro i pazienti diabetici. L'ospedalizzazione è chiaramente anche, purtroppo lo dobbiamo dire, un costo per la società.